Isciak e Torromino regalano 3 punti al Crotone nel derby calabrese con la Regina di Azzori. I ragazzi di Drago tornano a vincere dinanzi al loro pubblico. I pitagorici, dopo lo stop contro il Cittadella, si presentano più organizzati. La partita comincia in modo equilibrato, i due avversari si fronteggiano e offrono buoni spunti per gli attaccanti. Ma a parte un gol annullato dall'Oglio per fuorigioco, la prima mezz'ora trascorre senza azioni degne di nota. La Regina sembra più attiva, ma il Crotone contiene senza esagerare, aspettando il momento giusto per colpire, che arriva al 39esimo. Corner alla sinistra di Benassi, Isciak tutto solo in aria, ha il tempo di stoppare e ribadire in rete. Vantaggio del Crotone e tifosi in visibilio. Il sogno playoff si concretizza per la compagine di Mister Drago. Il primo tempo finisce dunque senza scosse da parte della squadra di Azzori. Nella ripresa gli schieramenti rimangono invariati. La Regina tenta con una punizione di impensierire Gomis, ma il portiere senegalese para in tranquillità. Passano appena 8 minuti e Torromino centra il gol del raddoppio con una vera prodezza balistica. Azione da fuori area, palla sul destro e stoccata vincente che si infrange sotto l'incrocio. Autentico gioiello calabrese, da sempre a Crotone, il numero 11 rossoblu mette a segno la 5ª rete in 6 partite. Esplode la gioia dell'attaccante che si toglie la maglietta e festeggia con i tifosi. L'ammonizione per questo gesto non sembra intimorirlo. La Regina subisce la doccia fredda del 2-0 ed appare nervosa, non riesce a contrapporre una difesa adeguata. La squadra si spegne anche dopo gli inserimenti di giocatori come Cocco e Fischenhaller. Match che si avvia verso la fine senza avere emozioni. Il Crotone torna a vincere dopo 37 anni in casa il derby calabrese, grazie alla maggior coordinazione tra i reparti. Azzori perde la 3ª partita consecutiva. Il rischio esonero si fa sempre più concreto.